Crisi l'ira dei mercatali, bloccata l'autostrada, gli ambulanti hanno manifestato mandando in tilt il traffico nel tratto casertano della 1. Anche De Luca è intrappolato nel caos, a Napoli negozi aperti per protesta e il PM Catello Maresca ospite di Punto di Vista denuncia. I clan sono pronti ad approfittare della situazione di crisi. Due quindicenni gambizzati durante una rapina, tragedia sfiorata nella notte a Napoli e a Rione Sanità, ma la versione dei fatti fornita dai due minorenni ricoverati al vecchio Pellegrini non convince. Uno dei due feriti è figlio di un affiliato al clan camorristico dei Contini. Benevento, smantellata la holding della droga, il blitz è scattato stamane tra il Sannio e Napoli. In azione la Guardia di Finanza sannita che ha scoperto un'associazione per delinquere dedita allo spaccio di cocaina e hashish. 14 le persone finite in carcere, 24 gli indagati. Vaccini, brusca frenata, ma i contagi aumentano, impennata di ricoveri ordinari nelle festività di Pasqua, subintensiva esaurita a Napoli, a Ponticelli e Loreto Mare. Rallenta la campagna vaccinale, ancora in attesa gli over 80 a domicilio e fragili. E sale l'indice di positività al 13,9%. Covid Salerno, contagiato neonato di soli 40 giorni, il piccolo trasferito per sicurezza al Santo Bono di Napoli, mentre nel capoluogo vanno avanti le vaccinazioni. Intanto a Buccino si teme per un nuovo focolaio dopo il contagio di due ragazzi ad una festa di laurea. Dino Park e Bufera sull'annuncio di festa, il sindaco di Avellino su Facebook anticipa l'idea di un parco da 100.000 metri quadrati per i bambini ed è subito polemica dall'opposizione. Cipriano a 696 TV avverte rischio speculazioni. Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel TV. Abbiamo appena seguito insieme i nostri titoli e come avete sentito in primo piano c'è l'emergenza Covid e la crisi che avanza. Ancora proteste che animano le piazze della Campania. Oggi i mercatali hanno bloccato l'autostrada 1 tra Caserta e Napoli, code caos e imbottigliato resta anche il governatore De Luca. Intanto a Salerno estetisti e parrucchieri issano i manifesti a lutto. Mandate in archivio le festività pasquali, la Campania è diventato nuovamente terreno di scontro. Non c'è categoria che non sia in protesta contro le restrizioni prolungate della zona rossa e l'insufficienza dei ristori. Quella più eclatante, scoppiata in queste ore, ha visto protagonisti mercatali. In centinaia dalla Campania hanno bloccato l'autostrada A1 tra Caserta e Roma. File chilometriche, circolazione in tilt, cori e striscioni per chiedere al governo di riaprire. Il corteo si è poi diretto verso la capitale per la manifestazione nazionale e nel traffico, come ha riferito il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, è rimasto imbottigliato anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. A Salerno invece centri estetici, barbieri e parrucchieri hanno abbassato le saracinesche e listato le vetrine con manifesti a lutto. Un simbolo che non avremmo mai voluto usare per un'attività imprenditoriale. Credo che questo dimostri tutto quello che l'imprenditore in questo momento ha nella sua pancia. Spero che comunque questa piccola dimostrazione che noi stiamo facendo ci possa dare modo di capire che comunque le nostre attività hanno bisogno di regalare bellezza alle nostre clienti. Difficile, non la si può avere la fiducia, perché le promesse sono sempre tante, sono sempre le stesse. Però poi il risultato non c'è mai. Vivere giorno per giorno per una partita IVA è difficile. Proteste anche a Napoli. I negozi aderenti a Confcommercio hanno provocatoriamente messo in vendita abbigliamento intimo e articoli sportivi, tra i pochi consentiti in zona rossa. Per continuare a vivere venderemo mutandine e scarpette. La rabbia dei rappresentanti dell'associazione di categoria che contestano i codici Ateco. La criminalità ha sempre approfittato delle emergenze e adesso in questi tempi mette le mani sulla crisi coronavirus. Il PM antimafia Catello Maresca, ospite dell'approfondimento Punto di Vista a cura del nostro direttore Pierluigi Melillo, ha lanciato un allarme sulle nuove organizzazioni che fanno e provano a fare nuovi affari sulla crisi. La Camorra ha sempre dimostrato di essere in grado di approfittare delle emergenze, ricordiamo quella del posto terremoto dell'Irpinia, dell'emergenza rifiuti, della criminalità che spara. Tutte queste emergenze hanno dato campo libero alla Camorra negli anni passati e oggi l'emergenza si chiama coronavirus. Il PM Catello Maresca, ospite del direttore di 8 Channel 696 TV Pierluigi Melillo, nella trasmissione Punto di Vista, ha lanciato l'allarme sulla criminalità che ha messo le mani sulla crisi dovuta al Covid.
una crisi sociale ed economica, no? Prima ancora che crisi sanitaria. Ecco, questo purtroppo è il campo, il terreno fertile dove la criminalità organizzata può attecchire, dove la criminalità organizzata e la camorra possono stringere legami anche con persone per bene, approfittando dello stato di difficoltà, infiltrandosi nell'economia, legando a sé, alla causa mafiosa, interi nuclei familiari, in un legame purtroppo che è letale. Il PM antimafia parla anche degli altarini dedicati ai camorristi, un argomento che a Napoli sta facendo tanto discutere. Possono diventare dei simboli a favore della criminalità organizzata, possono diventare addirittura degli idoli negativi. A me non piacciono gli idoli negativi, e nel libro noi lo dimostriamo, ci sono idoli e ci sono, diciamo, personaggi che vanno ricordati perché hanno fatto del bene. Restiamo a Napoli, due minorenni di 14 e 15 anni sono stati feriti alle gambe da colpi di arma da fuoco. La scorsa notte in città nessuno dei due è in pericolo di vita. Le loro ferite sono state ritenute guaribili in 15 e 12 giorni. Ai carabinieri intervenuti intorno all'una all'ospedale Vecchio Pellegrini, dopo essere stati allertati dal personale medico, i due giovanissimi hanno raccontato di essere stati vittime di un tentativo di rapina nella zona di Borgo Vergini a Rione Sanità. Dall'identificazione dei due ragazzi è emerso che il 14enne è figlio di un affiliato al clan Contini, gruppo che insieme ai Licciardi e al Mallardo costituisce la cosiddetta alleanza di Secondigliano ed è considerato uomo di fiducia di Nicola Rullo, quest'ultimo catturato nel 2017 dai carabinieri in una villa a Itri, a Latina, al termine di una latitanza durata circa un mese e considerato all'epoca il reggente del clan. Nessuno dei due minorenni feriti risulta avere precedenti. E ancora cronaca, blitz antidroga tra Sannio e Napoli della Guardia di Finanza Sannita che ha smantellato un'associazione per delinquere dedita allo spaccio di cocaina e hashish. 24 persone indagate, 14 di Benevento, le altre del Napoletano. 14 le misure cautelari in carcere, altre 5 all'obbligo di dimora e di permanenza in casa nelle ore notturne. Sono questi i numeri della maxi operazione antidroga della Guardia di Finanza di Benevento, coordinata dalla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, che ha consentito di scoprire una presunta associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di cocaina, hashish, marijuana e crack sull'asse tra Napoli e Benevento. Organizzazione, spiegano gli investigatori, con compiti e ruoli precisi, di cui è ritenuto promotore un 29enne di Casoria. L'obbligo di dimora è scattato invece per le 5 persone, alle quali non viene contestata l'ipotesi associativa. L'inchiesta, supportata da intercettazione di servizi di osservazione e controllo, riguarda fatti che si sarebbero verificati nel 2017. Sui quali le fiamme gialle sannite hanno puntato la loro attenzione, accertando l'associazione composta da due gruppi operanti nei territori di Napoli e Benevento. Secondo l'accusa, sia nel capoluogo partenopeo che nel Sannio sarebbero state costituite vere e proprie piazze di spaccio, con l'accurata ripartizione dei compiti, con una ramificata diffusione delle attività sul territorio, con punti vendita in aree determinate sulle quali venivano smerciate le sostanze. Dosi che a Benevento venivano cedute soprattutto nel quartiere Capodimonte, Nerioni, Libertà e Ferrovia. Intanto le feste pasquali appena archiviate sono trascorse all'insegna dell'emergenza Covid. I reparti di subintensiva sono allo stremo a Napoli, tra Ponticelli e Loreto Mare rallenta anche la campagna vaccinale, sale la percentuale di incidenza dei contagi al 13,9%. Sono 929 i nuovi casi di Covid in Campania, su una base di soli 6.687 tamponi. La percentuale tra test positivi sale al 13,9% rispetto all'11% del giorno precedente e sono 9 le vittime, quasi tutte nelle ultime 48 ore. La pressione sugli ospedali continua inesorabilmente ad aumentare, le terapie intensive contano 159 pazienti intubati, ma è la subintensiva a far registrare numeri da allarme. A Napoli gli ospedali di Ponticelli e Loreto Mare hanno
esaurito i posti, mentre i ricoveri ordinari Covid aumentano ovunque, in tutte e cinque le province. I posti letto di degenza occupati sono 1.600, ben 90 in più rispetto al giorno precedente. Intanto la campagna vaccinale ha fatto registrare un rallentamento. A Pasqua il dato complessivo di inoculazioni in campagna sfiora il 1.000.000 di dosi somministrate, ma nel weekend festivo, malgrado siano rimasti aperti la metà dei centri vaccinali, si è registrato un rallentamento forte, dovuto anche alle numerose diserzioni. In molti non si sono presentati, anche per la paura che si è diffusa sul vaccino AstraZeneca. Per questo De Luca ha chiesto al governo di chiarire ad horas la utilizzabilità del vaccino AstraZeneca. Il governatore incalza anche sull'approvazione dello Sputnik. Questa situazione rende ancora più urgente un pronunciamento dell'autorità di controllo AIFA sul vaccino russo, ha detto De Luca. È interesse dell'Italia non perdere un minuto di tempo. Da domani si comincia anche con la vaccinazione nelle isole del Golfo. Si parte da Capri, l'indicazione della regione è quella di vaccinare tutti, anche i ragazzi dai 16 anni in poi, il che non ha mancato di sollevare polemiche. E domani appunto si torna a scuola, domani si riparte, ma sono molti centri dove i sindaci hanno prorogato le ordinanze di chiusura. Ad Avellino scendono in piazza genitori e docenti che sono pro DAD. Domani si torna a scuola, ma in Campania è caos e i sindaci già dicono no. In Irpinia e nel Casertano pronte le deroghe, contagi ancora alti, si prosegue con la DAD. Dopo il sindaco di Parete, ieri si sono fatti avanti con ordinanze che frenano la riapertura anche i primi cittadini di piccoli comuni irpini. Montemiletto, che chiude fino al 24 aprile, Avella e Serino. Nel Salernitano il comune di Postiglione è stato tra i primi a prorogare la chiusura. Il sindaco Mario Pepe ha disposto la sospensione delle attività in presenza fino al 17 aprile. E per ora non si riapre neanche a Sarno e Sansa. E intanto stamattina ad Avellino, davanti al Palazzo della Provincia, è andata in scena la protesta di genitori e docenti SIDAD, che hanno ribadito le ragioni della didattica a distanza. Per noi la DAD è diventata un'emergenza nell'emergenza, è una causa che dobbiamo continuare a perpetrare per necessità, non perché noi gradiamo la DAD per i nostri figli. Il problema è che noi non abbiamo strutture adeguate, noi abbiamo un governo che rispetto a questi famosi impianti di aereazione non ha fatto alcun tipo di investimento, non abbiamo fatto investimenti in infrastrutture, non abbiamo fatto investimenti all'interno delle scuole, che poi è quello che noi chiediamo in questa fase, per avere la libera scelta, cioè chi a oltranza vuole mandare i propri figli a scuola, lo faccia. Sarebbe stato più opportuno avere prudenza nel periodo precedente. La stessa ministra Azzolin purtroppo ha insistito nel sostenere che la scuola è sicura. Purtroppo nessun luogo di contatto può essere un luogo sicuro, perché il contatto diventa contagio. Emergenza Covid nel Salernitano, positivo anche un bimbo di soli 40 giorni che è stato trasferito in via precauzionale al Santo Bono di Napoli. A Buccino si teme per un nuovo focolaio. Nel capoluogo vanno avanti le vaccinazioni e i cittadini si dicono fiduciosi. Paura a Salerno dopo che il risultato positivo al Covid-19, un bimbo di appena 40 giorni trasferito con un'ambulanza di rianimazione neonatale dell'Humanitas all'ospedale Santo Bono di Napoli, non sarebbe in pericolo di vita. Mentre a Buccino si teme un nuovo focolaio, due ragazzi si sarebbero contagiati dopo una festa di laurea. Le forze dell'ordine hanno inoltre beccato a giocare ai videopoker in un bar quattro persone a Giffoni, Valle Piana, tutte multate, sanzionati anche sei avventori in un pub a Poggerola. Intanto nel capoluogo prosegue la campagna vaccinale, terminate le convocazioni degli ultra ottantenni. Penso che sta andando bene, parecchie persone che conosciamo si sono già vaccinate. Signora, lei si è vaccinata? E io proprio domani devo prendere accordi con la mia dottoressa di base. Io sono sulla piattaforma, mi sono inserita 3-4 giorni fa perché ho una figlia disabile. Mi auguro che al più presto ci chiamino. Penso che debbano velocizzarsi un po' e organizzare un po' meglio i punti. So, per sentito dire, che al San Leonardo l'organizzazione è perfetta e questo mi fa piacere. Ho fatto la prima dose del Pfizer, non ho avuto particolari disturbi. Comunque io sono andata alla Custera, perfetto l'organizzazione, non ho aspettato un attimo. In età ci siamo, non sono stato ancora chiamato. Posso chiederle quanti anni ha? 72. Siamo ragazzine, perciò abbiamo fatto il Pfizer. Ad Avellino intanto oggi è stato inaugurato il nuovo punto vaccinale alla caserma Berardi, dove partono appunto le somministrazioni per i non deambulanti.
Una collaborazione tra Ministero della Difesa, ASL e Comune di Avellino che ha permesso di aprire in tempi record alla caserma Berardi un nuovo centro vaccinale. Da stamattina alle 8 sono partite le somministrazioni agli over 80 non deambulanti attraverso il sistema drive-thru. Impiegati medici, infermieri militari e personale dell'ASL per una media di 100 vaccinazioni al giorno. Questo consente di dare alle persone, ecco, un pochino meno fortunate di noi, una maggiore tranquillità, perché loro restano nella propria autovettura ed è come se fossero a casa. E dopo questa fase iniziale prioritaria, personale non deambulante, si passerà sempre in questa sede ad effettuare la vaccinazione di massa nei confronti della popolazione tutta. Elvira Bianco, direttore sanitario dell'ASL di Avellino, allarga il discorso a tutto il territorio. Stiamo producendo il massimo sforzo. I nostri punti vaccinali sono operativi tutti e 22. Con due box, abbiamo già iniziato dalla settimana scorsa su alcuni dei punti vaccinali, un cambio di orario, non più le 8 ore ma lavoreremo dalle 8 alle 20, per cui andremo ad implementare con, diciamo che riusciamo tranquillamente adesso a fare senza dover intensificare anche fino a 2000 vaccini al giorno. L'azienda sanitaria chiarisce anche sul caso dell'ex vice sindaco del capoluogo Tonino Spina, morto un anno fa e secondo quanto denunciato dalla moglie convocato in questi giorni per essere vaccinato. Sembra strano perché di solito noi le persone che chiamiamo a vaccinare sono le persone che estraiamo direttamente dalla piattaforma. Mi informerò, vedrò meglio quale può essere stato il motivo. E adesso nel prossimo servizio facciamo il punto sull'emergenza coronavirus nel Sannio. Due morti nel Sannio, 9 ricoveri in più in ospedale e una percentuale di positivi sempre alta in base ai tamponi effettuati. Non si chiude bene la settimana di Pasqua in provincia di Benevento sul fronte Covid. Intanto si procede con la campagna vaccinale negli hub individuati e ora anche a domicilio grazie ai medici di base. A breve dovrebbero essere della partita anche le farmacie e infatti il presidente del relativo ordine provinciale Maurizio Manna spiega. Ci stiamo preparando e predisponendo a quello che è stato previsto dal recente provvedimento, il decreto sostegni del governo, che sostanzialmente prevede la possibilità di somministrare i vaccini anche da parte dei farmacisti in farmacia. Naturalmente ciò dopo e all'esito di un opportuno corso di formazione. Questo per trovarci pronti all'appuntamento con la disponibilità dei vaccini Johnson & Johnson, che in tutta evidenza saranno lo strumento affidato alle farmacie in quanto il vaccino più maneggevole sia in termini di dose, perché è un monodose che si somministra senza il richiamo, sia perché è da conservarsi alle temperature del normale frigorifero di farmacia, tra i 2 e 8 gradi. Intanto sul fronte delle misure anti-Covid si registra anche la protesta degli ambulanti che scenderanno in piazza nel pomeriggio a Benevento. Ti chiediamo solo di lavorare. Manifesteremo il nostro dissenso, quindi una decina di minuti, cercando di ovviamente di intralciare leggermente il traffico con molta sincerità per far capire che noi abbiamo bisogno di lavorare. Intanto tra oggi e domani arriveranno i vaccini destinati alla popolazione delle isole di Capri, Ischia e Procida, una scelta che ha scatenato qualche polemica. 696 TV, l'appello del sindaco di Positano Giuseppe Guida che dice pronti a vaccinare H24 per salvare il turismo in Campania. La scelta di avviare una campagna vaccinale di massa a Capri, Ischia e Procida ha sollevato un vespaio di polemiche, ma il piano voluto dal governatore Vincenzo De Luca per provare a salvare la prossima stagione turistica procede a ritmo serrato. Tra oggi e domani sono attesi oltre 60.000 vaccini nelle isole che saranno somministrati all'intera popolazione. L'indicazione fornita è di vaccinare anche i più giovani, partendo dai 17 anni, purché siano prenotati. Il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, nelle scorse ore ha ricordato che per aderire alla campagna è sufficiente il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, procedura che a breve sperano di dover mettere in campo anche i comuni della costiera sorrentino amalfitana e del Cilento, dove la campagna dovrebbe partire subito dopo. Far ripartire il turismo significa far ripartire un indotto e quindi risolvere anche problematiche di natura economica e poi anche i risvolti sociali che ne possono derivare.
Certamente è necessario garantire le priorità a quelli che sono i soggetti più a rischio, quindi persone fragili, soggetti ultraottantenni, ma allo stesso tempo all'atere di questa vaccinazione è opportuno quindi procedere anche con il turismo proprio per un discorso di natura economica. Proprio oggi il sindaco di Positano ha fatto tappa al centro vaccinale per capire come implementarlo in vista della campagna di massa. Siamo qui proprio al centro vaccinale per predisporre tutto il necessario, aumentare le postazioni in modo tale da poter vaccinare anche tutti i giorni e se necessario anche H24. Torniamo ad Avellino, un Dino Park da 100.000 metri quadrati. È l'annuncio del progetto che ha fatto appunto il sindaco Gianluca Festa nella diretta social di ieri sera. Un annuncio che scatena la polemica Piazza del Popolo. Luca Cipriano dice a 696 TV, basta barzellette, il sindaco pensi alla città, c'è il rischio speculazioni. Vigileremo sull'aggiornamento del PUC. Stiamo lavorando per realizzare il Dino Park. Un parco a tema da 100.000 metri quadrati da realizzare ad Avellino. Il sindaco Gianluca Festa annuncia in diretta Facebook il progetto con tanto di manifestazione di un privato già avanzata per realizzare il Dino Park, tra i più grandi d'Europa, unico al centro-sud. Parliamo di un'estensione di circa 100.000 metri quadrati. Una cosa meravigliosa, straordinaria, bellissima per i nostri figli. Guardate, ci sembra un po' di tornare bambini, guardate, sarà il primo Dino Park con il 3D, guardate, la Dino Bike aerea, guardate. Questi sono alcuni esempi delle attrazioni che saranno presenti. Luca Cipriano, leader dell'opposizione, smonta l'entusiasmo del sindaco chiedendo rispetto per i morti di Covid, per l'emergenza sanitaria e il tracollo economico delle imprese locali. Purtroppo il sindaco sta trasformando la città in una grande barzelletta. A me dispiace profondamente che la città abbia preso questa deriva e che mentre c'è un'emergenza Covid importante, mentre le persone muoiono, mentre gli avellinesi fanno i conti con le restrizioni della pandemia e i commercianti della città sono alla canna del gas perché appunto non si riesce più a lavorare, il nostro sindaco pensa all'Enjoy Arena, ai rosiconi, ai dinosauri, veramente vive fuori dal mondo. Gli avellinesi, ecco, non devono farsi distrarre dagli annunci dei dinosauri, o più che ai dinosauri guardassero a chi su quei dinosauri probabilmente farà palate di soldi. Torniamo alla cronaca. Un'auto e un furgone lasciati in sosta lungo la statale Telesina nel Sannio e dati alle fiamme e 4 persone fermate per accertamenti. È accaduto stamane nella Valle Telesina, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che avevano avvolto una Peugeot e un furgone, poi risultato rubato. Poco dopo i carabinieri hanno bloccato 4 stranieri a Telese Terme. Tutti si trovano attualmente presso la caserma di Montesarchio per essere ascoltati. Ascoltate per capire se esistano o meno connessioni con l'incendio dei veicoli sui quali sarebbe stato anche recuperato del rame. Torniamo in Irpinia dopo le feste all'insegna del degrado nelle aree interne, rifiuti ammassati nelle varie isole ecologiche tra inciviltà e abbandono. Ci racconta tutto Gianni Vigoroso. È una pessima cartolina del dopo Pasqua e Pasquetta nelle aree interne che per la verità non si differenzia più di tanto dai normali weekend. Ariano Irpino, località Manna, ecco come si presenta l'isola ecologica. È letteralmente impossibile entrare all'interno per differenziare i rifiuti. È una scena che si ripete quotidianamente qui. Quello di oggi è niente. No, è una cosa scommessa, è tutti i giorni. All'ingresso dell'isola ecologica vi è un cassonetto capovolto da mesi. Chi dovrebbe sostituirlo o quantomeno rimuoverlo da qui, nonostante numerosi solleciti, non si è degnato di farlo finora. Un po' anche l'inciviltà nostra. Questa è la prima cosa. Perché ognuno, cioè, se vede una bottiglia per terra non è che la prende. Prima siamo noi, poi ce la prendiamo con le istituzioni, però anche se fanno qualcosa, noi, cioè, siamo incivili. Una situazione di degrado e abbandono che interessa purtroppo molte zone della città, da Torre Amando a Santa Maria Tuoro, Tesoro, Stratola, Cimitero e Serra, qui addirittura all'ingresso di una RSA, che dovrebbe essere invece maggiormente tutelata da tali pericoli di natura igienico-sanitaria. Viene rivolto un nuovo accorato appello all'amministrazione comunale ad eliminare al più presto questo grave scempio prima che con l'arrivo della stagione estiva la situazione possa ulteriormente aggravarsi.
Da parte mia è tutto, il TG finisce qui, grazie ad Aldo Fenizia in regia, vi lascio le previsioni del tempo e poi c'è il TG Sport.